Bentornati o benvenuti sul canale. Se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente un nuovo video. Ho preso una piccola pausa estiva dai video un po' più lunghi, ma vi ho sempre tenuto compagnia con gli shorts e sugli altri miei social, Instagram e TikTok. Mi raccomando, seguitemi anche qui, che li pubblico comunque un po' più spesso. Ma finalmente sono tornata a fare video. E di che cosa? Ovviamente di capelli. Dico ovviamente perché di solito sono quelli che mi piace di più fare, mi diverto di più e mi piacciono anche a voi, quindi sono contenta. Oggi vado a provare questo. Questo è un trattamento di Sunsilk colore top, un trattamento tonalizzante. C'erano due colorazioni, una sul biondo e una per un capello scuro, quindi il Deep Chocolate. Questo prodottino mi aveva incuriosito perché l'avevo visto fare a Janaka. Vi lascio magari, se riesco, il suo video proprio qui, se non lo trovate giù in info box, dove lei l'aveva trovato da Action e l'aveva pagato pochissimo, tipo 1,59 euro, 1,60 euro. Io invece l'ho trovato da Caddis e l'ho pagato 2,99 euro, quindi 3 euro. Questo è un tonalizzante per capelli scuri e quello che permette di fare è di intensificare il colore e donare nuova luce ai capelli spenti, che sono castani, sia trattati che non. In particolare c'è scritto trattamento intensivo e tonalizzanti con pigmenti colorati, che intensifica il colore e contrasta lo sbiadimento correggendo i toni indesiderati con olio di argan per capelli sensibilmente nutriti e brillanti senza ammoniaca. Eccolo qua, quindi che sia senza ammoniaca è una cosa molto positiva. Si applica a capelli asciutti, dopodiché si va a risciacquare, a fare la propria piega e si è a posto. Volendo, per evitare, tipo se si fanno le pieghe, che i capelli vadano a sbiadire, si può fare anche al bisogno anche ogni shampoo, proprio perché non avendo l'ammoniaca e avendo l'olio di argan fa anche un'azione nutriente. Quindi appunto io ho il Deep Chocolate, c'era anche nella versione per capelli biondi, non ricordo il nome. Trattamento tonalizzante, colore top, intensifica il colore, contrasta lo sbiadimento con pigmenti colorati. Se vi interessa è questo qui. Direi di non perdere tempo e di fare subito questo trattamento, anche perché i miei capelli, stando al mare, si sono un pochino andati a sbiadire. Allora, adesso sono una pazza come al solito, però sono proprio un po' spenti, un po' sbiaditi, voi un po' il sole, la salsedine. In realtà non è ancora ora del vero ritocco di tinta, quindi per non andare a stressare il capello, ecco qua che mi è venuto l'idea di provare questo prodottino qui, che mi aveva appunto incuriosito perché sembrava un prodotto abbastanza buono. Dato che si mette a capello asciutto, adesso io li vado un po' a pettinare, quindi sarà ancora peggio di adesso, e poi lo applichiamo insieme. Ho visto che i guanti sono cosa gradita, anche se non contiene ammoniaca, quindi io mi sono munita dei miei guantini e siamo pronti all'applicazione. E adesso vi dico anche la sua modalità di applicazione. Applica uniformemente su capelli dalle radici sino alle punte, massaggia, lascia in posa dai 5 ai 15 minuti. Visto lo stato dei miei capelli, chissà se riesco un attimino, ecco, vedete un po', direi che 15 minuti sono il minimo sindacabile a questi capelli un po' spaesati. Per un colore ancora più intenso e per contrastare lo sbiadimento, come vi dicevo, utilizza ad ogni lavaggio. Non usare su capelli biondi o castani molto chiari. Allora, io non mi sento un castano molto chiaro, quindi procedo. Non macchia la pelle, ma eventuali residui di prodotto sulla pelle possono essere rimossi facilmente con acqua. Il prodotto può macchiare vestiti e superfici. In caso di contatto, lavare immediatamente. Ottimo. Oggi ho messo le maniche lunghe perché è iniziato di nuovo a piovere, fare freddo. Speriamo che sia una cosa passeggera, perché sinceramente a settembre è un po' una rottura di scatole questa cosa qui. Allora, mettiamo i nostri guanti e andiamo a prendere questo bellissimo prodottino. Io comunque scelgo di dividervi un po' i capelli perché mi è un pochino più comodo. Il nostro bellissimo Sunsilk, molto cioccolatoso. E iniziamo dalla radice fino alle punte. L'odore è molto buono. Si sente che non ha l'ammoniaca perché è piacevole da applicare.
Ovviamente ho già sporcato il mio mobile del bagno. Ovviamente questo non copre i capelli bianchi, ma dà solo più luce e ravviva solo il colore. Allora, dato che io da ravvivare il mio apparecchio, provo ad abbondarne un po'. Comunque è un trattamento a 3 euro. Se anche voi, come ha fatto la mia amica Gianna, riuscite a trovarlo a 1,60 euro da Action, ancora meglio per voi. Mi sembrano quasi viola, mi fa paura questa cosa. Ah, vedete che è un po' viola, eh? Boh, spero di non aver fatto una cavolata, ma tanto non avendo ammoniaca, non è un po' questo problema. Ho sporcato un po' ovunque, ma questo l'ho preso apposta perché non mi importa se si sporca, ma ho sporcato anche il mio smartwatch. Ottimo! Allora, io ne ho usato un po', ma perché i miei capelli erano davvero tanto distrutti, quindi è questo quello che è rimasto del mio Sunsilk. Ovviamente, fatto ogni lavaggio, il risultato cambia perché non avete bisogno di tutto questo prodotto. 15 minuti di posa e vediamo un po' come viene. Sono appena uscita dalla doccia e devo dire che a me sembra che abbia tonalizzato. La cosa che mi inquieta di questa maschera, adesso vediamo poi da asciutti ovviamente, è che quando li vai a sciacquare l'acqua è violacea, bluastra, e infatti la schiuma è blu. Ho chiamato mio marito quando ero in doccia per farmi fare una piccola clip della schiumettina blu, quindi tenete conto che ci saranno anche i miei capelli, perché essendo io riccia questo avviene, e questa cosa mi inquieta, però non essendoci ammoniaca in teoria non dovrebbe andare a danneggiare il capello. I capelli sono morbidi, comunque nulla di brutto è successo. Mi sembrano decisamente più scuri rispetto allo sbiadimento che avevo prima, causato da sole e salsedine di quasi tutto agosto, perché tra il mare e poi sono stata in montagna, comunque sempre esposta al sole. Per quanto io abbia protetto un pochino i miei capelli, non l'ho mai fatto abbastanza perché mi mancava sempre poco tempo e non avevo i prodotti giusti. Quindi, secondo me, funziona. Magari un tonalizzante del genere quando sei al mare, adesso non dico tutti i lavaggi, ma vabbè, una volta a settimana potrebbe essere la soluzione per evitare di farci sbiadire i capelli. Come styling vado ad utilizzare questi due prodotti di Coconut per i capelli ricci, Curl Moisturizer e Curl Boost. Uno è un idratante e l'altro invece è un booster, appunto, un potenziatore per i ricci. Quindi ne vado ad applicare proprio poca, una noce. Ecco qua, questo è l'idratante. Una profumazione buonissima, ve ne parlerò poi meglio. Per adesso non ho ancora fatto molti contenuti sui capelli per quanto riguarda Coconut, ma ho utilizzato il prodotto per ringiovanire il viso. Ho fatto un reel, ve lo metto qui, ma anche uno shorts se non mi sbaglio, comunque ve lo lascio. E poi utilizzo il Curl Booster, quindi questo potenziatore per i capelli ricci. Me ne è uscito un po' troppo. Io metto anche un pochino di spuma per capelli, ma proprio poca, vado a fare scrunch e li asciugo. A più tardi. Allora, ho asciugato velocissimo, devo ancora togliere lo scrunch di certi pezzi perché volevo farvelo vedere. Allora, chiaramente ha tonalizzato bene, forse ha scurito, ma normale perché avevo i capelli proprio un po' devastati. In realtà poi è questa la tinta che io vado a fare. Non mi dispiace, salvo in certi punti, tipo qui, dove mi sembra un pochino più nero grigio, ecco, tipo qua. Però non so se appunto è un'impressione. Ma per me è promosso. Per me è promosso. Il capello è bello morbido, vero che ho messo anche le spume di coconut, ma comunque è morbido. Chiaramente devo finire di togliere tutto lo scrunch, ci metterò un pochino, però ecco, questo un po' è il risultato. Io devo dirvi che non
Non è male questo sunsilk ravviva colore. E mi ci vedo molto meglio perché non mi sopportavo più prima con quei capelli sbiaditi color paglia. Un po' scuro sicuramente, il biondo non avrebbe fatto effetto. Non esiste una via di mezzo, quindi ve lo promuovo. Questo qui, il colore top. Non arrivate al mio livello di sbiaditura di capelli, perché sennò rischiate magari di trovarvi male. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere se avete provato sia questo che l'altro, sono curiosa anche dell'altro, come vi siete trovati, qual è la vostra impressione, dopo quanti lavaggi sbiadisce un po', insomma fatemi sapere tutto quanto come sempre giù nei commenti. Io e il Sunsilk per adesso vi salutiamo e noi ci vediamo al prossimo video, e per non perderlo è super semplice, basta iscriversi attivando la campanella, così vi arriva una notifica e non perderete nessuno dei miei video. E ricordate anche di lasciarmi un pollice in su a supporto del canale, due gesti super semplici, non ti costano nulla, ma per me fanno davvero tanto la differenza. Ancora una volta voglio ringraziare tutte le persone che ogni giorno si uniscono alle mie community, grazie, siamo sempre di più, sono sempre più felice e quindi spero di vedervi tutti quanti al prossimo video. Ciao!